Buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti al nostro quotidiano appuntamento con analisi dei mercati. Dopo le due sedute caratterizzate, ovvero mercoledì e giovedì scorso, da decise vendite anche per quanto riguardava appunto Wall Street, i mercati americani, venerdì abbiamo avuto un ritorno della positività registrata su tutti e tre i listini. Il migliore è stato quello tecnologico in salita di quasi un punto percentuale. L'indice che era stato maggiormente penalizzato nelle due precedenti giornate è positivo anche poi l'S&P 500 a seguire il Dow Jones. Come possiamo vedere da questo time frame H4, dopo il movimento discendente iniziato in seguito alla formazione di un triangolo diagonale e la sua relativa rottura di questa trend line dinamica, vedete come in seguito alla definizione di questi minimi di periodo in area 1494 sia iniziata questa fase di rimbalzo, primo segnale positivo generatosi con il superamento proprio venerdì di area 1509 punti che ha generato questo movimento rialzista facendo ritornare l'S&P sul primo livello di resistenza posto a 1516 punti. Ecco, come potete vedere, livello sotto pressione proprio in questi istanti a seguito dell'apertura positiva anche dei mercati europei. In caso di superamento di questo primo livello statico, l'S&P si riporterebbe successivamente fino in area 1522 punti. Davvero molto molto tecnico e preciso anche il movimento che si è configurato sul Nasdaq 100, proprio la scorsa ottava dopo duplice test della resistenza passante a 2785 punti. Vedete come ci siano state queste fortissime vendite concentratesi principalmente in due giornate. Abbiamo raggiunto il test dei primi due supporti a 2726-2705 che hanno permesso poi nella seduta di venerdì un ritorno degli acquisti. Giornata molto positiva anche sui mercati europei nella seduta di venerdì. Tutti i listini europei hanno chiuso in territorio positivo. Il migliore di giornata è stato il CAC 40 di Parigi, a seguire molto bene anche Madrid in salita di 2 punti percentuali, anche da sottolineare l'ottima performance di Piazza Affari. Per quanto riguarda il DAX di Francoforte, anch'esso ha chiuso in territorio positivo con un uptrend di circa 1 punto percentuale, che ha fatto così raggiungere i primi due livelli di resistenza, 7651, 7700 punti, livelli che sono stati ritestati proprio stamane, e vedete come a partire proprio dalle ore 9, dopo questa prima ora, dalle 8 alle 9, senza particolari direzionalità, siano rientrati con forza nuovi acquisti sul mercato. 7752 proprio in questo istante, ci attendiamo un possibile retest nei prossimi minuti, nelle prossime ore, da parte del futuro tedesco di quest'area di resistenza che corrisponde praticamente ai massimi relativi precedenti. Molto bene l'apertura per Piazza Affari, anche stamane vedete come avevamo raggiunto già nella giornata di giovedì dei livelli tecnici molto interessanti posti proprio in area 16.000, 16.036 che corrispondevano anche ai nostri precedenti target ribassisti, un importantissimo livello statico che come potete vedere ha consentito la tenuta molto chiara di questo livello e poi nuovi acquisti nell'ultima seduta d'ottava. Milano ha chiuso con un rialzo dell'1,40%. Apertura subito in territorio positivo anche stamane, vedete esattamente l'apertura avvenuta in area 16.308 punti, apertura che è avvenuta solo qualche istante fa, ma Piazza Affari sta guadagnando già oltre 100 punti, 16.423 in questi istanti. Ci attendiamo una prosecuzione del rialzo con primo obiettivo, attenzione che questo corrisponde a un primo livello importante di resistenza posto a 16.486 punti, che in prima battuta potrebbe definire anche un movimento di storno. Successivamente rimangono confermati i target rialzisti a 16.735, 16.965 punti. Ecco, vi invito alla massima prudenza e cautela nell'operatività anche odierna, in seguito ovviamente a quelli che saranno i primi esiti, i primi exit poll che verranno diramati oggi nel primo pomeriggio, appena le urne chiuderanno, ovvero alle ore 15, che ovviamente potranno portare nuova volatilità e direzionalità sul nostro mercato. Qualora segnale che adesso sembra molto lontano dal potersi concretizzare, però dovessero prevalere le vendite nelle prossime ore, un segnale di
negazione proprio dello scenario rialzista avverrebbe solo in caso di rottura proprio dei minimi della scorsa settimana. Viceversa, stando da un punto di vista tecnico, la situazione rimane sicuramente positiva, come possiamo come molto evidente proprio anche in questi minuti. 16.486 primo obiettivo e poi possibile prosecuzione anche sui successivi livelli di resistenza. Questo ci viene confermato anche da quello che è stato il movimento molto tecnico e interessante anche sull'obbligazionario tedesco, sul Bund che dopo parecchie sedute insomma, è arrivato a raggiungere quello che era il nostro primo obiettivo rialzista che avevamo definito e di cui avevamo parlato in più occasioni insomma, nelle ultime giornate. 143,68 livello di resistenza che è stato proprio testato venerdì. Raggiunto questo livello stanno prevalendo attualmente negli ultimi minuti le vendite, 143,37 attualmente sul Bund tedesco. Se quest'area di resistenza, quindi 143,68 e come livelli anche di breve termine 143,83, 143,88 non verranno superati, si potrà definire nelle prossime giornate un movimento correttivo fino in area 142,20. Attenzione che poi proprio in mattinata ci sarà anche l'esito dell'asta dei titoli di Stato tedeschi. Andiamo a vedere la situazione anche del mercato valutario, del mercato Forex. Partiamo innanzitutto dalla moneta europea, dall'euro-dollaro, che come vedete dopo qualche vendita ancora nella giornata di venerdì, durante la seconda parte di seduta abbiamo avuto un ritorno degli acquisti che sono proseguiti con convinzione, soprattutto durante la seduta asiatica e nell'avvio proprio delle contrattazioni europee. 1,3225 in questo istante, ci attendiamo una prosecuzione del rialzo con primo obiettivo da porre a 1,3272. Interessante il target raggiunto su dollaro americano contro dollaro canadese. Eravamo rialzisti ormai da parecchie settimane, vedete come si sia concluso proprio la scorsa settimana questa ulteriore gamba rialzista del movimento che ha consentito così al cross valutario di raggiungere il target rialzista, importante livello di resistenza in area 1,0237, dai quali livelli ci attendiamo un possibile ritorno delle vendite nelle prossime giornate. Andiamo a monitorare anche la situazione di euro conto franco svizzero. Debolezza nell'ultima parte della scorsa ottava, vedete come il cross valutario si sia appoggiato e si è andato proprio a chiudere sui principali livelli supportivi che avevamo già evidenziato in precedenza, 1,2274 e soprattutto 1,2059. Nell'apertura però di ieri sera alle ore 23 vedete come si sia definito questo gap up. Gap che ha consentito poi questo movimento piuttosto laterale durante la nottata, 1,22,78 attualmente su euro contro franco svizzero. Ribadiamo ancora una volta l'importanza proprio dei minimi raggiunti venerdì, se questi livelli riusciranno a sostenere il mercato, ci attendiamo come primi obiettivi un ritorno fino in area 1,2336, 1,2347. Se poi verranno successivamente anche superati i massimi relativi dello scorso 19 febbraio, questo definirebbe appunto un ulteriore segnale di conferma con il nostro target di medio termine in area 1,2441. Per la giornata odierna, come potete vedere, non sono previsti dati macroeconomici di rilievo né sul fronte americano né sul fronte europeo. Da seguire in mattinata, come dicevamo in precedenza, l'esito dell'asta dei titoli di Stato tedeschi e asta che sarà prevista anche sul mercato italiano. Si tratta dei CTZ con scadenza a 2 anni e i BTP indicizzati all'inflazione. Molta attenzione ovviamente come annunciato in precedenza, insomma, quello che sarà l'esito e i primi exit poll che verranno diramati nel primo pomeriggio esattamente alle ore 15 dopo la chiusura delle urne in merito alle elezioni italiane. Bene, per oggi è tutto, io vi ringrazio per l'attenzione e buon trading a tutti.